In Italia si ha il raro privilegio di convivere con la mitologia greca, con la bellezza di un'epoca magnifica, specialmente al sud. Ed è proprio al sud che troviamo uno dei monumenti più affascinanti del mondo, non solo per la sua bellezza architettonica, ma anche per la sua posizione geografica, che sarebbe difficile da trovare in altre parti del mondo. E quello che stiamo pian piano scoprendo è un capolavoro dell'architettura, il magnifico teatro antico di Taormina. La cosa che lascia assolutamente senza fiato è questa vista che si apre davanti ai nostri occhi in un punto panoramico meraviglioso, il Golfo di Schisol, la baia dei giardini Naxos, con il Mar Ionio che fa da cornice, ma anche l'Etna con la sua imponenza e la cima innevata per la maggior parte dell'anno. È come se il teatro antico si fondesse con il paesaggio che lo circonda, diventasse un tutt'uno con la natura, ma da una posizione dominante. Tra tutta questa bellezza, il teatro greco-romano resiste con il passare del tempo, e trovarsi qui oggi a distanza di più di 2000 anni vuol dire davvero capire fino in fondo e toccare con mano la storia, l'archeologia e il valore inestimabile del nostro patrimonio culturale. Ed è facile capire come questa vista, questo panorama mozzafiato potrebbe ispirare qualsiasi artista, dai cantanti, ai poeti, agli scrittori, ai pittori. Ed ecco che lì sulla tela cominciano a comparire, grazie al pennello e a questi spunti di colore, tutti i dettagli di un'epoca magnifica che si apre davanti ai nostri occhi e che ricorda un passato glorioso. Il teatro antico di Taormina è un capolavoro di rara bellezza, tra le meraviglie della Sicilia e dell'Italia. Il secondo teatro antico per dimensioni della Sicilia, subito dopo quello di Siracusa, ed è stato praticamente scavato nella roccia. La sua edificazione si deve ai Greci intorno al III secolo avanti Cristo. All'epoca si pensa di Gerone II. Lui era uno stratego dell'esercito siracusano, vale a dire il comandante militare, una delle più alte cariche militari dell'antica Grecia. E per consentire la sua costruzione furono asportati oltre 100.000 metri cubi di roccia dalla montagna. I romani poi lo ristrutturarono nella prima metà del secondo secolo d.C. sotto l'imperatore Traiano, addirittura Adriano, e lo resero ancora più prezioso. Immaginatelo con le statue, i marmi, le colonne, insomma tutte quelle caratteristiche dello sfarzo romano. E naturalmente anche la sua destinazione d'uso cambiò con i romani, perché da teatro greco nato per ospitare le rappresentazioni drammatiche e musicali divenne una vera e propria arena, ed era facile vedere da queste parti a quel tempo i gladiatori, ecco un piccolo Colosseo del Sud. È davvero immenso, un diametro di 109 metri per un'altezza di 20. La cavea, ovvero l'insieme di queste gradinate, è suddivisa in 9 settori da 8 scale ed è circondata nella parte più alta da una doppia galleria d'archi, sorretti all'esterno da semplici pilastri e all'interno da colonne di marmo, e può ospitare fino a 5.400 spettatori. Gabriella Tigano, direttrice del Parco archeologico Naxos Taormina. Direttrice, questo è un parco, un luogo di ricerche eccellente tra scavi, scoperte. Ecco, cosa rappresenta per Taormina e per l'intera Sicilia?
Chiaramente il teatro è il monumento icona della Sicilia, dell'Italia e potremmo dire dell'Europa, volendo usare un termine ancora più ampio. Taormina, diciamo che è appunto il sito simbolo della Sicilia, cioè i viaggiatori già nel Settecento rimasero incantati da questo teatro. Il parco in realtà è nato come parco di Naxos e poi si è man mano nel corso degli anni ampliato, includendo quei monumenti che dal punto di vista scientifico rappresentano, di quei siti che rappresentano la continuità insediamentale, perché Taormina nasce dalle ceneri, possiamo dire, di Naxos. La città viene distrutta, la colonia greca, e viene fondata Taormina. Quindi c'è questo legame, che è anche un legame visivo, basta guardare, affacciarsi dal teatro. In lontananza vediamo il sito archeologico di Naxos, che anche quello fa parte, costituisce uno dei siti più importanti che noi abbiamo all'interno del parco, insieme a Isola Bella. Un sito nel quale la dimensione naturalistica e la struttura realizzata dai vecchi proprietari di questi bosurgi si fonde insieme, e quindi è come se il paesaggio eccezionale di quest'isola e il mare entrassero dentro questa struttura, questa casa a padiglioni realizzata dai bosurgi. Taormina, così come il teatro antico, è meta ambitissima dell'intera Sicilia, la più ricercata. Ecco, quanti viaggiatori, quanti turisti arrivano qui ogni anno? E poi so che c'è anche un dato molto interessante. Nel 2022 c'è stato un boom di presenze all'interno del nostro parco. Abbiamo raggiunto gli 850.000 visitatori, compresi Naxos e Isola Bella, ma chiaramente il teatro fa la parte del leone, perché parliamo di almeno 600.000 visitatori. E in questa fetta di visitatori moltissimi sono stati gli stranieri. Direttrice, all'interno del parco gli scavi sono iniziati nel Settecento, ma avete in mente di continuare magari con altri scavi? E cosa vorreste scoprire ancora? Noi lavoreremo sul monumento soprattutto a livello di restauro, perché chiaramente l'utilizzo è notevole sia con i visitatori ma soprattutto con gli spettacoli, però abbiamo anche in mente di effettuare alcune campagne di scavo in questo grande parco che circonda il teatro, perché chiaramente il teatro faceva parte di un impianto urbano dell'antica Tauromenion, e di questo impianto urbano alcune tracce già le conosciamo, ma chiaramente vogliamo andare oltre. Se guardiamo verso il mare, lì ad est praticamente abbiamo la Grecia. Ecco, qual è oggi il legame tra queste due terre? È un legame indissolubile che c'era, che c'è sempre stato, perché chiaramente Naxos, prima colonia greca di Sicilia, si è tante volte rapportata con la Grecia, è stato ulteriormente rinforzato e speriamo di mantenerlo sempre vivo, perché le nostre radici sono lì. Se ci si colloca nel punto più alto occupato dagli antichi spettatori, bisogna riconoscere che mai, probabilmente, un pubblico di teatro si vide davanti qualcosa di simile. Promuovere il nostro patrimonio culturale vuol dire anche riconoscere il lavoro e la dedizione che tanti professionisti, e non solo, profondono nel mondo della cultura e sul territorio. Fulvia Toscano, direttrice di Naxos Legge e co-direttrice della rassegna e del premio Comunicare l'Antico, un premio che è diventato ormai internazionale, che ogni anno porta qui ai giardini Naxos personalità di altissimo profilo. L'ultima edizione è stata davvero eccezionale, perché abbiamo avuto il piacere e l'onore di avere con noi il professore Nicolaos Stampolidis, il direttore del Museo dell'Acropoli di Atene, il professore Paolo Mattie, lo scopritore di Ebla, la dottoressa Tiziana D'Angelo, ora giovanissima e talentuosissima direttrice del Parco Archeologico di Pestum, e Alessandro Giuli, che noi abbiamo premiato per la sua trasmissione Vitalia, ma che oggi sappiamo tutti è il direttore del Maxi di Roma. Quindi un premio che internazionalizza il nostro territorio, come anche
il premio che da quest'anno abbiamo inaugurato, l'Ombra di Dioniso, in collaborazione con il professore Dario Tomasello dell'Università degli Studi di Messina, che ogni anno diamo a un personaggio, a un maestro del teatro, e quest'anno abbiamo premiato Teodoro Sterzopoulos, il fondatore del teatro di Attis a Delfi. Secondo lei quanto è importante creare occasioni di promozione culturale come queste affinché anche i giovani si possano avvicinare a queste tematiche? Ovviamente questa domanda per me assume un valore importantissimo, essendo io un docente del nostro liceo Caminiti di Giardini Naxos, un liceo che da questo punto di vista è all'avanguardia perché da sempre partecipa attivamente a tutte le attività del territorio in un'ottica che è quella in cui i ragazzi sono protagonisti come presentatori di libri, protagonisti come ufficio stampa delle manifestazioni, protagonisti in tutte le serate dei nostri festival e delle nostre manifestazioni. Quindi la consapevolezza, la cittadinanza attiva che passa attraverso la custodia della memoria e, fatemelo dire, la custodia di questa bellezza che abbiamo ereditato e di cui speriamo di essere degni eredi. Quanto i fasti della Magna Grecia e del mondo antico ci possono aiutare a costruire un futuro migliore? Allora, io dico sempre il futuro ha un cuore antico, ci possono aiutare perché la tradizione non è un fatto statico, la tradizione ha una dimensione assolutamente dinamica, è l'essere che diviene, e quindi guardare il passato è sicuramente importante per imparare, sicuramente importante per rendersi conto di essere qui ed ora non a caso, ma appunto di aver ereditato una tradizione e di potere e dovere in qualche modo custodirla, trasmetterla e in qualche modo meritarla. Quindi è come se il passato non ci aiuta per il presente e per il futuro. Il teatro greco-romano è il monumento più importante, meglio conservato di Taormina, un palcoscenico sul mare ma anche sul Monte Tauro che dà il nome alla città, questa perla dello Ionio a picco sul mare, un sogno per i viaggiatori di tutto il mondo, il luogo più famoso e importante dell'intera Sicilia, anche perché Taormina è in grado di regalarci tutto l'anno momenti davvero unici, grazie anche al suo clima mediterraneo, ma anche grazie al suo borgo medievale, alla sua antica anima greca e poi ai suoi colori, ai suoi profumi, alle sue spiagge, panorami mozzafiato e alla sua vegetazione mediterranea. Ed eccolo il caratteristico borgo di Taormina con Corso Umberto, il corso principale, e la torre di mezzo eretta nel XII secolo, poi distrutta dalle truppe francesi alla fine del 1600 e ricostruita nel 1800, a cui si è aggiunto poi un orologio che vedete lì in cima che guarda il mare. Questa torre è stata edificata sulle precedenti fondamenta greco-romane ed è stata posta proprio qui, nel mezzo appunto, perché separa la città dal borgo medievale al borgo ellenico. La Sicilia è figlia della Magna Grecia e ora ci spostiamo in una città, Palermo, che oggi custodisce un gioiello prezioso dell'archeologia. All'interno del Museo Archeologico Antonino Salinas di Palermo siamo praticamente circondati dalla bellezza, dall'arte, dalla storia, dall'archeologia e soprattutto in questo preciso momento storico davanti ai nostri occhi un pezzo della nostra cultura davvero importante, fondamentale, la statua della dea Atena risalente al V secolo avanti Cristo, che grazie ad una partnership con il Museo dell'Acropoli di Atene in Grecia ha raggiunto la Sicilia, Palermo, il cuore di questa isola meravigliosa che ha un legame indissolubile con la Grecia, e oggi possiamo apprezzarla in tutto il suo splendore all'interno del Museo Salinas.
La dea Atena è una figura mitologica molto affascinante, dea della saggezza, delle arti, della strategia di battaglia, dea che consiglia e guida gli eroi e istruisce le donne industriose, figlia prediletta di Zeus, la più amata dell'Olimpo, simbolo della cultura nel mondo. La dea Atena è sicuramente la dea protettrice della città di Atene, ma in questo caso è come se fosse anche un po' la protettrice di Palermo. Arrivare qui al Museo Salinas e trovarsi di fronte questo capolavoro dell'arte, della storia, della cultura è davvero affascinante, è davvero incredibile, perché è come se ci immergessimo in un mondo dagli antichi splendori. Caterina Greco, direttrice del Museo Archeologico Antonino Salinas di Palermo. Direttrice, che importanza ha ospitare la statua della dea Atena del V secolo a.C. all'interno della più importante e ricca istituzione museale della Sicilia? È un po' un evento unico. Ma per noi ha un valore, come dire, sentimentale e simbolico enorme. Intanto perché è una statua greca che viene dalla Grecia, che è stata dedicata dagli antichi ateniesi alla metà del V secolo sull'acropoli di Atene e poi viene a suggellare e a sancire ancora meglio il rapporto che noi, di collaborazione che noi abbiamo col Museo dell'Acropoli di Atene dopo la donazione del frammento Fegan, ribadendo i rapporti culturali che da sempre legano la Sicilia alla Grecia. E fare questo nel museo, come lei ricordava, che è il più antico della Sicilia, che ha anche una collezione molto importante e molto particolare di scultura greca, ha un significato ancora maggiore. Il Museo di Palermo è sicuramente una tappa fondamentale per chi arriva in Sicilia. Ecco, se volessimo fare una stima, insomma, dare qualche numero su quanti visitatori raggiungono il museo e lo visitano e lo scoprono. Abbiamo chiuso il 22 con oltre 58.000 visitatori, un buon numero. La Grecia e la Sicilia si abbracciano grazie anche a questa partnership, ecco, in qualche modo un legame profondo, eterno, che dura nel tempo. La Sicilia è terra di colonie greche, noi qua siamo nella sala di Selinunte, siamo circondati rappresentazioni scultoree di quella grecità di Sicilia che fa parte però del racconto della grecità nel Mediterraneo e che, come noi sappiamo tutti, è anche molto antica. Le nostre colonie greche tra VIII e VII secolo, tra Sicilia orientale e Sicilia occidentale, sono già presenze della civiltà greca nella Sicilia, nel Mediterraneo centrale. In questo caso abbiamo un'Atena in marmo pentelico che viene da Atene, che guarda un'altra Atena nelle metope del Tempio di Selinunte. L'ultima è Atena che è armata di tutto il punto, che atterra il gigante Encelado. Direttrice, qual è l'opera più importante, o meglio più interessante, custodita all'interno del Museo Salinas di Palermo? Quella che possa essere emblematicamente rappresentativa del museo è la metopa arcaica con Europa sul toro che noi abbiamo da Selinunte, perché quella è la più antica e la più completa rappresentazione del mito di Europa, che è il mito dal quale in qualche modo trae origine la civiltà europea di cui oggi noi siamo figli e partecipi. È un mito bellissimo di questa principessa fenicia che viene rapita da Zeus tramutatosi in toro e con lei attraversa la parte dell'Egeo, arriva a Creta, fonda una dinastia. Ecco, è il mito fondante della colonizzazione greca e della idea di Europa e di grecità che ancora oggi ha un significato per noi. Quali saranno anche le altre collaborazioni?
Ne abbiamo già un'altra attiva col Metropolitan Museum. In questo momento al Metropolitan di New York sono esposti delle opere che vengono da Céline Hunt e noi abbiamo esposto e inaugurato al 21 di dicembre scorso questa piccola ma preziosa mostra che è all'ingresso, in cui ci sono questi quattro vasi della collezione Cesnola, bellissimi. Anche questo è la testimonianza di un'apertura del museo a rapporti culturali e scientifici a largo raggio. Abbiamo chiesto noi che venissero questi materiali perché sono materiali che in Sicilia non abbiamo, nei nostri bellissimi musei è un unicum, e quindi era anche un modo per fare vedere qualcosa che parla sempre della Grecia, parla sempre della civiltà greca nel Mediterraneo, ma in queste forme e in questa specifica produzione non è rappresentata altrimenti, in modo da offrire un altro sguardo sulla Grecia attraverso, in questo caso, questo rapporto con New York. Il museo si trova nel cuore della città di Palermo ed è ubicato all'interno di un antico palazzo palermitano, sede un tempo del convento dei padri filippini dell'Olivella, ed è intitolato ad Antonino Salinas, questo importante archeologo e studioso dell'antichità, fautore di tantissimi scavi che sono stati condotti in Sicilia. Ed è molto bello perché c'è questo contrasto tra gli interni e gli esterni, con questo chiostro bellissimo, ricco di vegetazione. Come vedete, sono presenti tantissimi reperti archeologici, ma la cosa più curiosa è che proprio all'interno del chiostro, vicino la fontana centrale, sono riposti antichi sarcofagi risalenti al VI e III secolo avanti Cristo, che sono stati ritrovati all'interno della necropoli punica di Palermo. Ultima tappa del nostro viaggio nella meravigliosa terra di Sicilia è l'isola di Ortigia, Siracusa, città crocevia di culture, con il suo duomo barocco che regala agli occhi e al cuore emozioni straordinarie. Il Duomo di Siracusa è uno dei monumenti più straordinari e affascinanti della città. Lo vedete imponente, con questa facciata in stile barocco, ed è situato nella parte più alta dell'isola di Ortigia. Da sempre è il simbolo di spiritualità e di religiosità ed è considerata la cattedrale, la chiesa più importante di Siracusa, così come tutta l'area di Ortigia fa parte dei beni protetti dall'UNESCO perché patrimonio dell'umanità. Da sempre simbolo della religiosità siracusana, la cattedrale attraversò varie epoche storiche e culturali. Il nucleo originario, infatti, era un tempio greco dedicato alla dea Atena. Nel 480 avanti Cristo Gelone ne intraprese la costruzione in un momento in cui la città viveva un periodo di massima floridezza politica ed economica, come testimoniato dalle parole di Cicerone nel primo secolo avanti Cristo. Era la più grande e la più bella di tutte le città greche.
venne murato e poi trasformato in una basilica bizantina con l'arrivo del cristianesimo. I normanni lo restaurarono e lo abbellirono dopo il suo saccheggio da parte degli arabi nell'878 d.C. Imponente, folgorante, bellissimo. Il Duomo di Siracusa con la sua ricchezza architettonica e culturale è davvero un punto di interesse, di attrazione per i viaggiatori di tutto il mondo e non si può lasciare la Sicilia prima ancora di aver visitato Siracusa, Ortigia e il Duomo e aver scoperto tutti questi capolavori del nostro paese. Grazie per averci seguito, ci vediamo alla prossima puntata. Nella prossima puntata visiteremo il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, che custodisce come uno scrigno i bronzi di Riace, simbolo dell'Italia nel mondo. E poi andremo a Stilo per visitare un gioiello dell'architettura bizantina, la Cattolica di Stilo. Ultima tappa sarà a Scalea, con la sua torre Talao, simbolo della città. Vi aspettiamo!